Ciao, sono il Trono del Muori. Sono le 4:19 del 19/6/2019. Screen adesso e ve lo faccio vedere perché non piovo per culo nessuno. Oggi dovrebbe uscire. Doveva uscire. Harry Potter 7, parte 1. Indovina che ora? Ai 7. Ma non ce la faccio. Ho fallito. How could this happen to me? La prima volta ho fallito per davvero, ma sono sempre cavata. Pure con queste 8 stagioni di Death Note. Una settimana bene o male l'ho fatto uscire. Tranne l'ultima ci ho messo un po' di tempo. E poi il 19, dal 2 che l'ho fatto uscire, erano tipo 2 settimane. Ho detto, ce la posso fare. Posso fare Harry Potter 7, tutti e due i film. Nello stesso. Ma ho fatto l'errore di prendermi 2-3 giorni dopo 6 settimane che ho spinto come un cavallo. E poi mi sono messo a rileggere il libro perché volevo fare le cose per bene. In 2 giorni e mezzo mi sono letto 700 pagine. E ho iniziato a fare riassunto. Ma mancava una settimana. Al 19, che è oggi. Adesso sto qui con l'audio tutto tagliato, i pezzi dei film messi, ma con 20 minuti di scrittine da fa, di cui ci metterò almeno 20 ore, almeno, e quindi per i 4 non ce la faccio. Ma anche perché devo finirlo di scrivere, perché se no non sarebbe. Perché se no mi mancava il tempo per editare. Testo di tutto questo perché? Perché sarebbe stato bellissimo. Il mio progetto è, era e lo è tuttora, di dividere questi due film, anziché in quattro, in 7 parti. E far uscire un video uno ogni 7 giorni. Per 7 settimane. E perché avevo scelto il 19? Perché l'ultima settimana era il 31 luglio, l'ultimo mercoledì, il compleanno di Harry Potter. Sarebbe stato bellissimo. Ma metti caso che ce la facessi a fare sto video. Non c'ha. Che in 40 minuti ho riassunto 20 minuti di film. Perché sto a mettere peggio cose. Le prossime settimane. Poi ci avrei avuto 6 giorni per fare 50 minuti. Cioè, non pensavo di farcela. Pensavo di essere figo. Pensavo di poter fare tutto se non dormo. Ma sta botta devo abbozzare. Questa è una cosa fatta bene e mi serve agosto per farla bene. Per almeno prepararne 2 o 3. Perché se no ne caricassi uno e non ce la facessi fra 2 o 3 settimane, farei una figura veramente di merda, mi spaccherei la testa da solo. Mi taglierei la faccia da solo, manco aria. Quindi sai che famo? Adesso famo un po' del Death Note, che lo sto un po' bistrattando e sto a fare ogni 2 mesi, e del Pugno del Muori. Fino a luglio. Ma che ce frega? Che sono pure più corte, ne riesco a farne uscire pure 3-4. Ma pure 5. Volevo fare 7 video di Harry Potter, ma che te faccio 5 di queste. Comunque avevo promesso un riassunto di Harry Potter 7, ed ecco il riassunto accuratissimissimissimissimissimissimissimo di Harry Potter 7. Harry Potter è un ragazzo molto bravo. Voldemort invece è cattivo e va in giro a cercare le cose dell'uomo cattivo. Tutte cose l'amore. Nuuu. Puff. Fine. Oh, le storie belle, gli insegnamenti profondissimi. Tutto questo per dire che ho perso 2 settimane ed un mese buono per monetizzare, ma non me ne frega niente. Quello che mi frega è che non ci ho potuto fare, sarebbe stato troppo bello. Fa finirlo e rimonti il 31, cazzo. Però, sono le 4:24, io non ce la posso fare. Cioè, mi serve tempo. Mi dispiace per chi aspettava Harry Potter, però lo porterò a settembre. Anche se settembre, 7, è Roll che mi parla. No, è il mio fallimento. Mo' mi sbrigo e tiro fuori un Death Note. Se vediamo più presto possibile. Buone vacanze, buono tutto. Quindi slitta a settembre. Harry Potter e i regaletti del decesso. I doni del della morte. Ciao ciao, grazie di tutto. E guarda la pubblicità.